Salvo Vitale e Piero Mangano sono gli assessori designati di Angelo Danna, che si aggiungono ai due nominati in prima battuta, Giuseppe D'Urso ed Enza Rosano. Città Viva, dunque, alla vigilia del ballottaggio tra 8 giorni, stringe un patto con Vitale, ma senza apparentamento ufficiale, e con il gruppo dei Democratici, mentre più defilato resta il progetto per Giarre di Pippo Pagano. Angelo Danna spiega la sua scelta. Sì, nella mia squadra ci sarà anche Salvo Vitale, persona che io stimo e conosco da tanti anni, persona che ha delle competenze importanti, che ha voluto aderire al progetto di Città Viva e del mio movimento. Lui viene intanto come persona che ha una storia, evidentemente ha rappresentato un gruppo, ma lui viene come persona che può darmi una mano soprattutto per il bilancio, che sapete essere una delle questioni più urgenti e più gravi della città. Il bilancio del comune di Giarre, noi in pochissimo tempo dovremo definire qual è la posizione, e credo che questo contributo possa dare un aiuto essenziale a poter affrontare serenamente questa grave problematica. Per Vitale la mia squadra sarà composta da Giuseppe D'Urso, l'ingegner D'Urso, dalla dottoressa Enza Rosano e da Piero Mangano. Piero Mangano, parto da lui, è persona che ha un'esperienza, risale ormai a 6-7 anni fa, per 2 anni fu assessore di questa città, in maniera trasparente dal primo momento ha dato una mano a questo progetto che vede Angelo Danna sindaco. Anziché fare mistificazione a altri, io sono molto leale e trasparente, ho ritenuto giusto dare la possibilità a una persona che ha delle competenze e dei rapporti importanti per rilanciare questa città di potermi dare una mano in fase di avvio di questa sindacatura, qualora i cittadini lo vorranno. Io non ho mai fatto questione di purezza o di verginità, io ho sempre fatto gli interessi della città, ho un'idea chiara, sono anni che ci lavoro, credo che tutti coloro che possono aiutarmi in questo senso sono ben accetti. Poi le squadre partono per far bene, a me interessano i risultati. Giarre non è più sull'onda di emozioni o deve giocare sull'onda di mi piace o non mi piace. Qui il problema è o tutti insieme questa città cerchiamo di portarla avanti, o tutti insieme questa città cerchiamo di rilanciarla, o altrimenti continueremo mi piace e non mi piace. A me personalmente lo lascio fare semmai nei social network, ma non chiaramente rispetto a un interesse importante che è quello della città di Giarre. Noi abbiamo semmai col professore Vitale una, come dire, quello che ci accomuna è una visione di città. Lui ha una visione anche popolare, una visione che in qualche modo vede la partecipazione attiva dei cittadini, delle associazioni, dei movimenti. È esattamente il modello di Città Viva, è quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale, quindi questo avvicinarsi al progetto e al modello secondo noi era la cosa più naturale. Salvo Vitale ribadisce che questo accordo stretto con Angelo Danna non prevede apparentamento. Ora, io vorrei precisare una cosa: Salvo Vitale rappresenta un gruppo di persone che ha deciso di continuare a fare politica nonostante l'esito delle consultazioni precedenti. È chiaro che nelle nostre condizioni, per continuare a fare politica, dovevamo fare una scelta, e la scelta è quella che è stata fatta. Quindi io non ho fatto una scelta di natura personale, ma ho un gruppo di uomini e donne che mi hanno spinto a fare questa scelta. Questa è la precisazione che... E l'obiettivo è uno, il bene di Giarre. Basta, noi non abbiamo poltrone da rivendicare o da andare ad inseguire o da perseguire. L'obiettivo è solo uno, il bene della nostra città. L'ho detto durante la campagna elettorale che mi ha visto protagonista come candidato sindaco e lo ribadisco adesso. Quindi si trattava di fare una scelta e noi la nostra scelta l'abbiamo fatta. La scelta dal mio gruppo è stata fatta all'unanimità, ma non solo. Io ho fatto 2 riunioni, signori, io ho fatto 2 assemblee tra tutti i candidati delle 3 liste, e è scaturita una posizione quasi unanime. Certo, ci saranno gli scontenti, ci sono i delusi, ma non posso accontentare tutti.